Sono cazzi nostri o no? Sì, vaffanculo. Sì, ma lo... hai rotto il cazzo. No, lo stai dicendo a me. Sì, dico a te. Ma lo stai dicendo a me. Sto dicendo a te, ma che sei cazzo impazzito? Nel tuo. Dai, tua nonna. Allora, sei impazzita tu. Ciao Vittorio, grazie. No, ciao un cazzo. No, vai ciao via tu. No. Vai ciao via tu. No, ciao, vai esci via tu. Da qua. No. Io me ne verrò fatto. No, io non vado via e di qua. E vai a fare il culo. Ma pensa un po' a me. Vittorio, ti prego. Vittorio che? Ti no, prego di andare via. Ti prego di non insultare, di non andare di andare via. No. Tu hai insultato me. Io non ho insultato te. Tu non vieni qua in diretta in una trasmissione a raccontare i fatti tuoi, chiaro? Dici che qualcuno ti ha raccomandato, non so chi una sia ragazza. Lei, uno, a me non piace. Ma allora, il problema? Finché ci divertiamo e ridiamo, ridiamo. Sì. Poi hai messo in causa anche me, che nessuno si deve mai permettere nella vita in 43 anni. Non ti devi permettere di cosa? Tu. Mi cosa? Fai vedere le prediche. Cosa? Pensa alla tua vita. Le prediche. Non fare certo prediche che le faccio. Pensa. Sei nella mia tu trasmissione. Tu hai un cazzo in vita tua. Silenzio. Non rompere i coglioni. Sei la... Ti vai per favore via. Vai via tu. No, io non vado via, è la mia trasmissione. Io sono l'ospite. Non puoi dire parolacce nella mia trasmissione. Non dirle tu. Io non le dico. Capra, io incapace. Ti so che... No, non fai ridere. Io fai ti ridere chiedo tu. Per favore di lasciare questa trasmissione. Non lascio niente. Non... Certo. Non lascio allora niente. Chiedi scusa. Ma chi è scusa?